Sopra il sagrato avvolgente, che la innalza in uno spazio distaccato e perfetto, la facciata si erge a sbarrare la piazza, a coprire il cielo, a occupare tutto l'orizzonte. L'intero corpo della fronte, guidato dalla verticalità dei piloni, si slancia verso l'alto. Sopra il loggiato si sdoppia, differenziando le torri delle pareti arretrate, e nella tensione ascensionale si sfrangia nelle guglie e nelle cuspidi. E nessuna fronte di chiesa, nessun prospetto di edificio, realizza in modo così totale e assoluto l'immagine perfetta della facciata di un tempio.